Cava Ferro Prodotti Siderurgici offre cortesia e professionalità. Vienici a trovare in via Cesaro Giovanni 10, Cava dei Tirreni. Una storia a lieto fine, quella verificatasi a Bracigliano. Polia Imra, 64enne ungherese, ospite della casa albergo Villa Carmela, dopo 3 anni senza identità, in cui nessuno è mai riuscito a ricostruire nulla sul suo passato, è finalmente tornato in patria. Probabilmente, a seguito di una violenta aggressione, Polia ricordava poco della sua vita. Grazie ai servizi sociali del comune di Sarno, alle istituzioni locali e alla Croce Rossa, l'uomo è stato riconosciuto e, accompagnato direttamente dal viceconsole ungherese Heinz Tomás, è ritornato nella sua terra d'origine. Il dottore della Croce Rossa che mi ha mandato un'email che lui ha trovato un vecchio ungherese, cittadino ungherese, che possa farcela. E questo io ho telefonato da Ungheria, ho trovato il sindaco del piccolo paese dove è nato lui, si chiama Imre. Dopo era anche facile parlare alcuni amici che possano riportare e ripartire l'uomo oggi dopo una mezz'ora dall'aeroporto di Napoli, finalmente è vero, seconda nascita, potrebbe ritornare. Ma è molto molto importante, molto emozionante vedere che emozione, che amore, tanti amore hanno ricevuto da voi, da italiani, da questo piccolo paese, tutti amici, tutti cittadini di questo piccolo paese. Questo è meraviglioso. Da quanti anni poi è qui? Lui è da quasi 3 anni qui in Italia ed è soltanto da 1 mese e mezzo che tramite il maggiore di Siano della Croce Rossa, che si è tanto adoperato, che abbiamo cominciato a farlo parlare e abbiamo scoperto che era un cittadino ungherese. Si sentiva che proveniva dall'est, però non sapevamo da dove fosse arrivato, non sapevamo la sua storia, però si vedeva a pelle che era una persona buona, non era una persona che alle spalle magari aveva un passato violento, un passato che doveva nascondere. Alla cerimonia presenti anche il sindaco di Bracigliano, Antonio Rescigno, ed il sindaco di Sarno, nonché presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Canfora. Bene, io direi prima di tutto dobbiamo ringraziare questa splendida struttura che ha ospitato questa persona di cui aveva bisogno nel vero senso della parola, in quanto ritrovata a Sarno e poi assegnata a questa struttura, ha avuto la grande, una grande ospitalità, ma una grande attenzione con amore e con affetto.